Buonasera. Siamo finalmente, ecco qui, tutto molto bello, stavolta sarà una cosa più intima, ma molto piacevole comunque, sono molto bene e aumento i vermi dopo. Grazie. Ha detto molto bene, so che significa che è tutto a posto, molto bene. Io vorrei un attimo a lavarmi le mani. Sì. Fare una gara. Po' freddo, po' freddo, a Praga venerdì era peggio. Sì, infatti. Questa serata e mattina. Speriamo che andrà tutto bene. Come che andrà da bene? Va sempre tutto bene, perché sì, amico. Questa è il centro culturale. Così pieno di calore. Mi se usciva me dice Namsmutno. Dice il sindaco che lui si piacciono anche delle persone che sorridono perché sono di buona auspicio. Abbiamo la stessa natura, questo voglio dire. Ma a testa non va. Tutto bene, abbiamo avuto qualche problema in Abruzzo con il tempo e quindi insomma abbiamo navigato un po' in mezzo all'acqua. Con la barca più Sì, con un canottone. Sì. E come sta? Tutto bene, piacere di vederla. Sono contento di conoscere. Sì, è un po' così. Tutto bene? Ci prenderemo gli applausi e il calore, no, grazie alle sue canzoni. Insomma, il repertorio mi sembra un repertorio classico, per così dire. Cioè, molto. Che loro conoscono queste arie, queste canzoni molto bene, e questo centro mi sembra molto accogliente. Sì, molto, molto caldo. Lei già è stato tante volte da queste parti. Io, Praga... Un amico della Moravia. Jak se jmenuješ? Natalie Ponticelli. Dobře, zpívá česku. Vědně. Tak pojďte se mě představit. Jak se jmenuješ? Adela Žiáková. A ty? Katka Martikánová. A jak jste se to dlouho učili? Tu hymnu. No, nedívejte se po paní učitelce. My jsme se to pořádně nenaučili, ale umíme to i tak. Umíte to. No a ty umíš italskou hymnu jak dlouho? Já už umím od jak živa, protože pocházím z Itálie. Já to vím, takže to bude perfektně. Doufám. Tak nech vám to vyjde, děvčata. Děkujeme. Děkujeme.